Sono qui sempre con Natascia di Non Una Di Meno e Natascia ci dice un po' come è nata questa associazione, giusto? Allora, innanzitutto buonasera. Non Una Di Meno nasce in Argentina e poi vabbè fa prodo in America Latina e poi arriva negli Stati Uniti, poi dagli Stati Uniti arriva qui da noi in Europa e qui in Italia. In concomitanza con un femminicidio nasce e incominciamo a riunirci e dare voce, cercare di dare voce alle donne, perché vogliamo che la donna sia protetta in tutte le sue sfaccettature, dal lavoro. Diciamo che è la donna quella che si occupa in maggioranza sia del lavoro che anche della casa, della famiglia, delle persone da accudire, ed è sempre la donna che si prende, per dire, la legge 104 del 92 proprio per la cura della persona, dell'assistenza. E quindi noi vorremmo una parità e soprattutto che la donna appunto venga rispettata di più. E ci credo. E quindi facciamo un invito a tutte le persone di tutte le generalità, di tutte le classi sociali, a contattarci, a contattare Non Una Di Meno. C'è la pagina Facebook nazionale, c'è anche la pagina Facebook di Non Una Di Meno di Conselice, e potete contattarci perché siamo aperte a chiunque abbia le nostre idee e che ci possa aiutare con qualsiasi cosa, da un contributo a qualche ora, a qualche un po' di tempo per aiutarci. Eh certo, perché il volontariato, ragazzi, fa girare il mondo, quindi è bellissimo fare volontariato, perché ti stanchi ma arrivi a casa che sei piena di un altro tipo di energia, quindi vale la pena farlo, e soprattutto è meraviglioso farlo poi in un'associazione dove ci sono tutte queste ragazze sorridenti che risolvono col sorriso i problemi che purtroppo ci sono attualmente reali, giusto Natascia? Ci proviamo e tutti insieme possiamo farcela. Sono d'accordo con te, perché chi fa rete poi dopo un po' vince, giusto? Quindi facciamo rete, stiamo insieme, che ci divertiamo anche. Sicuramente, noi vi aspettiamo e arrivederci. Io ringrazio Natascia che è stata qui con noi, ha fatto davvero una prova di coraggio, perché non tutti sono sempre abituati a parlare col microfono, ma secondo me sono messaggi che vanno riferiti e vanno recepiti, perché sono messaggi che poi ci fanno stare meglio anche nel sociale.